fino all'orlo. Riempi il tuo essere di acqua pulita, di pensieri belli, di fede certa, di dialogo interiore pacifico. Ciò di cui nutri il tuo animo profondo, un po' alla volta si trasformerà in te, nel tuo atteggiamento esteriore. Scorrerà nei circuiti delle tue vene, batterà nel tuo cuore, muoverà le tue mani. Ciò di cui nutri il tuo animo profondo trasformerà il tuo corpo, i lineamenti del tuo viso, la luce dei tuoi occhi. Riempi d'acqua pulita il tuo animo profondo di pensieri di abbandono in Dio, di fiducia totale anche nei momenti di nebbia esistenziale. Riempi di pensieri pacifici le giare del tuo animo profondo, anche se non tutto capisci e non tutto ti è chiaro. Riempile sempre di pace e di fede, di serena certezza che Dio è con te e sempre gli sta a cuore la tua vita. Anche contro l'evidenza della montagna dei tuoi problemi, riempi le giare del tuo animo con l'acqua pura della fede certissima in Gesù. Lui può tutto, vede tutto, provvede a tutto. Riempi d'acqua pura la tua anima e Gesù, su suggerimento della grande madre Maria, te la trasformerà in gioia profonda, in vino d'esultanza. Ma non restare nell'inedia, nella non alimentazione interiore. Non restare nell'inedia. Se c'è nebbia e hai paura, se nulla funziona e non sai cosa fare, rallenta, prega, ma non fermarti. Il mondo ti travolgerebbe come in autostrada se per la nebbia ti fermassi per paura di andare avanti. Piano piano se fai fatica, ma vivi, respira, cammina, lavora, prega. Non cedere alla pigrizia e all'inerzia. Non giustificarti o sei perduto. Lavora, prega e non ti rattristare mai. Se le tue emozioni sono fiacche e tendono alla tristezza, significa che le giare della tua anima si sono riempite troppo spesso di pensieri sgorgati dall'acqua putrida della rabbia o dall'acqua marcia del rancore. Se non sei felice, se non sei in equilibrio e in armonia anche fisica, in qualche parte, magari nascosta, c'è della rabbia, rabbia profonda. Gesù ci svela un grande segreto per vincere la rabbia che soffoca ogni gioia e pace del cuore. Se manca il vino della gioia, della salute, della serenità nella nostra vita, significa che stiamo riempendo le giare della nostra anima di acqua avvelenata dalla rabbia, che deriva dal senso dell'ingiustizia e dal conseguente senso dell'abbandono. Se desideriamo trasformare la nostra vita nel buon vino della festa, non dobbiamo sforzarci di rendere bella e facile la nostra vita. Non è sempre possibile. Dobbiamo piuttosto tentare di non riempire mai più di acqua putrida, di negatività, di bestemmie contro la vita e per gli altri, di odio per noi stessi, le giare del nostro animo profondo. Dio, se lo chiedi, e la grande madre in questo chiedere è un aiuto potentissimo, può trasformare nel vino buono della gioia l'acqua putrida della tua cattiveria, dei tuoi peccati, dei tuoi errori, dei tuoi limiti e tradimenti, ma non quella della tua inedia e della tua inerzia, della tua rabbia. E ciò che scioglie la rabbia è la fede vera, la fede che si oppone con forza totale e risoluta a ogni più piccolo senso dell'ingiustizia e dell'abbandono. Gesù, quando incontrava la gente, riusciva a guarire ogni malattia, se gli veniva chiesto da un cuore pur ferito ma umile, pieno di fede, pacificato dalla fede. Ma non riusciva nemmeno a scalfire per un momento la rabbia dei dirigenti del popolo, dei sacerdoti del tempio, degli scribi, persone queste arroganti, piene di sé, paradossalmente le più religiose del popolo, ma anche le più instupidite e ingannate dalla rabbia.